riflettuto, no? Il pensiero grammaticale, la grammatica, non c'è filosofia senza grammatica. Meillet diceva: chaque siècle ha la grammaire de sa philosophie. È anche vero il contrario: ogni secolo ha il pensiero, la filosofia della sua grammatica. Come, secondo come concepisce il linguaggio, cambierà anche la sua filosofia, no? E questo punto di vista, se pensate per esempio adesso, no, che profonda trasformazione del linguaggio, della concezione del linguaggio è in corso, no? Veramente una enorme trasformazione dal punto di attraverso l'informatica, no? Questa è questa trasformazione che poi si traduce in quello che sta avvenendo in politica. È questo, cioè se non ci fosse quello non sarebbe possibile. Beh, per esempio alcuni aspetti, va bene, noi stiamo vivendo un momento assolutamente delirante della politica, no? Bisogna che abbiamo chiaro questa cosa, noi viviamo in un momento in cui c'è uno sfacelo completo di ogni pensiero politico e c'è proprio un delirio, no? La gente non fa che dire delle cose senza senso e anche delle menzogne evidenti, no? E però questo è sicuramente legato a una trasformazione dell'esperienza della parola che è stata resa possibile attraverso l'informatica, l'uso continuo del digitale, eccetera. E questo si può andare anche andando indietro, uno può vedere, insomma, è interessante un'archeologia di questa esperienza, vedere come le culture, la politica cambia anche secondo come cambia il modo in cui gli esseri umani sperimentano il loro fatto di essere parlanti, quello che fanno quando parlano, cosa significa, perché poi cosa significa pensare dipende molto da quello, no? Pensare è legato al linguaggio, quindi è chiaro che c'è questa evidente vicinanza, no? E che quindi è una importante, perché appunto se non si fosse creato qualcosa come una lingua, la cultura, la civiltà non sarebbe nata in un certo senso, no? Tutto è grazie attraverso il linguaggio che è diventato un forte strumento di identità, no? Di identificare le persone, le cose, le culture, le nazioni, no? Di identità da una parte e dall'altra anche di strumento di conoscenza, no? Il linguaggio è diventato uno strumento di conoscenza enorme, ma quindi anche di dominio, no? Noi possiamo dominare la realtà grazie attraverso ciò che il linguaggio ha reso possibile, no? Il nesso tra esperienza di linguaggio e scienza, per esempio, andrebbe fatto lo studio sulla nascita della scienza moderna e la trasformazione del linguaggio che corrisponde. Per esempio, adesso tanto per fare un esempio banale, per dire come sono cose molto concrete, molte idee, diciamo, che poi sono state, come dire, sviluppate nella scienza moderna, anche i greci le avevano. Per esempio la matematica greca ha già alcune nozioni fondamentali della matematica moderna, però quello che noi vediamo è che i greci non erano disposti a seguire questo, uno sviluppo di un'idea matematica, un'idea scientifica, indipendentemente dal linguaggio, da come la cosa era esperita poi nella parola. Se a un certo punto, se questa cosa appariva in contrasto, i greci quindi non è che non erano capaci di sviluppare ulteriormente la matematica, non è che non sono riusciti a sviluppare la matematica perché non ci avevano la testa, no, ce l'avevano, ma ritenevano che certe idee non si potevano, non erano praticabili perché significava mettere in questione l'esperienza del mondo nominato, del mondo del linguaggio, cioè loro il mondo lo conoscevano solo attraverso anche la parola, e quindi una conoscenza come quella matematica che deve mettere tra parentesi la parola, non erano disposti a seguirla oltre un certo punto, mentre i moderni non li frena nulla, i modelli, se c'è una possibilità scientifico-matematica, va percorsa fino in fondo, fosse anche al prezzo che poi moriranno miliardi di persone, no? Gli scienziati sono degli irresponsabili, no? Da questo punto di vista, perché appunto la morale scientifica è questa, cioè andiamo, la cosa va spinta fino in fondo. E appunto un greco non lo poteva fare, quindi per questo noi, ci sembra che la matematica greca si è fermata, non sappiamo perché, no, si è fermata per ragioni, per così dire, politiche.